E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi altro video unboxing, diciamo che dato il periodo di lockdown ancora, non possiamo muoverci più di tanto, magari possiamo cogliere l'opportunità per sistemare un po' il garage, sistemare un po' di cose. E visto che comunque vorrei sistemare un po' tutto quello che ho in giro, averlo un po' più in ordine, visto che è un po' tutto la rinfusa, ho preso questa cosina qua, una cosa molto semplice che andrò a farvi vedere appunto in questo video, per sistemare un po' le cose che c'è in giro, tutti i cavetti, tutte le cose che uso anche per fare registrare i video che comunque ho qua in garage. Quindi andiamo a spacchettare. Spero di aver fatto un acquisto decente. E voilà, è questo quello che ho acquistato, una piccola cassettiera, dove poter mettere all'interno cavi, cavetti, vari utensili, per avere un po' le cose a proprio posto senza averle troppo in giro. Ecco qua. Mobilettino è tanto, è una piccola porta utensili, ha 9 scompartimenti dove poter appunto andare a inserire i nostri utensili, i nostri cavi, quello che appunto vogliamo. E in più, ad esempio, qua dietro ci abbiamo gli attacchi da poterlo mettere a muro. E via, possiamo anche comporlo con altri pezzi di questa marca qua, di questo mobiletto qua. Comunque il link in descrizione. E adesso andiamo a sistemare un po' il mobiletto che c'ho qua. Andrò a sistemare un po' questo scaffaletto, magari ci vediamo dopo, così vi faccio magari vedere un po' quello che ho nel mio garage, nel mio scaffaletto del garage, una volta che magari è sistemato. Quindi ragazzi, dopo adesso inizierò un po' a sistemare, dopo magari vi spiego un po' come ho organizzato un po' il tutto. Ok ragazzi, questo mobiletto l'abbiamo sistemato molto bene, grazie anche al mobiletto che vi ho fatto vedere. Guardate un po', ho messo i 3 caschi che non uso più, che ho usato per un po' di tempo, i 2 a lato che sono AGV, li ho usati un po' di più, questo me l'hanno regalato con la prima moto, la Z750, me l'ha regalato quello che mi ha venduto la moto, l'ho usato giusto appunto per portare a casa la moto. Qua sotto ho appunto il mobiletto, la cassettiera qua, porta oggetti, porta attrezzi. Vedete come ho sistemato. Qua ci sono i vari attacchi GoPro, qua ci sono le basette sempre GoPro Action Cam, altri componenti, attacchi vari, c'è il piccolo treppiedi. Questi 2 facevano parte di questa borsa qua, che è arrivata tutta a 14 euro. Magari vi lascio il link in descrizione, anche se non credo che sia ancora a 14 euro. Qua ci sono sacchettini vari che potrebbero essere sempre utili, batterie per DJI Osmo Action, vari cavi, caricabatterie, penne e altre cose. Qua ci sono i laccetti, per fermare bagaglio o altre cose. Qua c'è il mio casco attuale e
il microfono che uso per motovloggare con l'adattatore che, visto che uso spesso, non continuo a staccare. Quindi questo è il casco, un Nolan N92, perché è N90, guardate qua il nome, N92, perché è modulare. Inoltre qua abbiamo borse e serbatoio, due paia di guanti, un altro paio ce l'ho nel bauletto. Comunque questo qua che uso quasi sempre, questo qua è quello invernale, il nostro navigatore che userò ancora magari, più vari sacchetti di... qua c'è l'antipioggia, ad esempio il sacchetto d'antipioggia che ho messo da lavare, dopo magari lo reinserirò qua. Questa è la borsetta che vi dicevo prima dei vari attacchi GoPro che ho tolto e ho messo nella nostra piccola cassettiera. Qua sotto vedete tutte le cose che servono, diciamo, per manutenzione, grasso moto, pulitore catena, che uso poco il pulitore catena, molto poco, uso quando magari ho poco tempo e lo faccio, lucidante moto al silicone. Qua c'è sgrassatore e lucida cruscotti, che vi farò vedere magari in un video apposito per cosa lo utilizzo. Poi qua c'è questo qua, è il kit ripara gomme, ripara forature, il nostro compressorino. Qua c'è la scatoletta del navigatore, e qua sotto ho riposto tutte le cose, diciamo, da campeggio. C'è la materassina autogonfiante, c'è la borsettina, lo zainetto. Questa qua è la prima tenda che ho usato, e qua c'è la tenda Decathlon 2 seconds. Quindi niente, siamo solo al primo passo di questa sistemazione del garage. Devo sistemarlo davvero a fondo, perché vorrei anche magari ritagliarmi uno spazio per far palestra, visto che prima ce l'avevo, ma adesso con l'arrivo anche del Vespa, diciamo che lo spazio è un po' compresso. Quindi sto facendo un po' di spazio, sto facendo un po' di ordine e pulizia. E niente ragazzi, io spero che anche questo video vi sia interessato, un video breve per farvi vedere un po' anche quello che faccio un po' nel quotidiano quando sono a casa. Appunto, spero che vi possa interessare. Vi lascerò magari un po' di link in descrizione di quello che vi ho fatto vedere. E niente, io vi ringrazio ancora ragazzi, video come vi ho detto molto breve, arriveranno presto video un po' più interessanti, ma anche questo penso che sia una cosa che può interessare per quelli che comunque vorrebbero sistemare garage e qualcosa magari può occorrere. Quindi ragazzi, ancora grazie e alla prossima, ciao ciao.